con dei disegni. Passione, storia, ambizioni. La BLS Lanciano Basket si presenta con la divisione nazionale C che resta stretta, un roster in via di composizione che punta a fare la voce grossa, un progetto che investe il sociale e i più giovani in un coinvolgimento totale. Oggi in conferenza stampa presso la Biblioteca Marciani il club si è svelato a 40 anni dalla prima esperienza cestistica lancianese. Presidente Flavio Flaminio, sono passati 40 anni, ma questa è una grande storia, soprattutto d'amore. Sì, soprattutto d'amore, perché difatti 1970, come abbiamo riportato anche nella brochure, è stato il nostro primo campionato. Io avevo 14 anni e sono stato, diciamo, anche a soli 14 anni, oltre che giocatore, il promotore del basket a Lanciano. Poi a seguire sono venuti altri ragazzi, tra cui l'unico residuo, diciamo, è Maurizio Amoroso, che è rimasto, ha iniziato 3 anni dopo, e abbiamo continuato l'avventura fino ad arrivare. Forse oggi iniziamo quel progetto che io da sempre ho sognato, che è quello di non avere mai un mecenate, perché il mecenate prima o poi ti abbandona. È stato il caso di qualche imprenditore a Lanciano che, trovandosi anche da solo, a un certo punto può mollare. Però una rete così creata ci dà sicuramente la possibilità di sperare per il futuro e creare una società che meriti un campionato sicuramente molto superiore a quello che abbiamo oggi, anche per dare onore al palazzetto dello sport che abbiamo a Lanciano. Ora il messaggio è forte, diretto a tutta la città, chiamata a sostenere il giallo-blu in un progetto solido. Tra i presenti Guido Serafini, direttore generale BLS, Maurizio Amoroso, direttore generale Associazione Sportiva Lanciano Basket, Marcello Dovidio, Pino Valente e Donato Di Fonso per l'amministrazione comunale. Alla guida del roster un giovane coach, manco a dirlo, lancianese Doc. Giovanissimo coach Benedetto Salomone, lancianese Doc, 29 anni, ci sarà da 29. 29 quando ho cominciato, 31 adesso. 31 anni, ho rubato qualche annetto, comunque grandi motivazioni, ci sarà da competere con pagine di rango. Come ho detto prima, è una grande soddisfazione poter allenare la squadra della mia città in un campionato nazionale. Sarà un campionato difficile, ma noi ce la metteremo tutta, perché nella nostra mentalità cercare di vincerne il più possibile, come abbiamo dimostrato in questi 2 anni. Il roster com'è? Il roster è in fase di costruzione, stiamo cercando di mixare freschezza, gioventù e un pizzico di esperienza che non guasta mai. Abbiamo concluso le trattative con Domenico Savini, che è un playmaker del classe 1988 di Atri, e con il pivot Davide Salvatore, che è di Pescara, classe 77, un 2,06 m, e sono contento di annunciare il ritorno di Gian Domenico Ucci dopo 3 anni a farsi le ossa in campionati superiori fuori regione. Con dei disegni, abbiamo premiato dei disegni che ai ragazzi delle scuole elementari